è partita la prova, quindi per tutte queste 11 atleti in gara da adesso due giri completi. Atleti che stanno per la prima volta in una curva. Situazione sufficientemente equilibrata sul percorso di gara, siamo in prossimità dell'ultimo giro con la sua stella di Galpano. La concorrente 316 con l'uomo Cioega, Francesco Giovanni Bellusco, a determinare i tempi di gara in questa fase della prova. Si invita però anche dalle altre a praticare fuori italiano che il piazzamento per la propria categoria ha il suo fuso da tutto relativamente poco perché i suoi tempi a dare vita poi alla finale. Tutti che si stanno avviando a coprire interamente i 600 metri previsti per la loro gara in Rio. Ed ecco la loro sulla traguardo in questi istanti, 1.40.76, ripeto 1.40.76, il tempo di riferimento. Parte adesso la prova per questi 11 componenti. Tra quei passaggi di due giri alla conclusione e credo che si stanno avviando a superare il traguardo del mezzo giro, quindi per loro lo stile della campana che arriva a puntuare. La prospettiva di diretta il guidare è stata sempre avanzata dalla forza cavallo di Cavallese a questa presenza di gara. Per questo atleta istanti conclusivi 1.28.53 è il riferimento per loro, 1.28.53 avvia visto che può partire la terza finale. Adesso la prova per il 12-13 della finale numero 3, vediamo l'importanza, c'è una potente che coinvolge la sfortunata componente, si tratta di Nancy Martino che si è prontamente rialzata, sta tentando di rientrare quindi poi anche un po' di possibilità di finire appunto per recuperare il terreno perduto in virtù della caduta che ha appena iniziato. Siamo all'ultimo giro del filo di Cantana, mentre il terrazionale con di Sciuga Elisabetta, la treta che sta dando i tempi a questa prova che continua in perterrita ben cosciente del fatto che sono i tempi a determinare la classifica finale della gara. Siamo all'ultimo metro anche per questa terza finale
si sta per chiudere la propria prova, prova che si chiude in questo momento di consegnare il tempo di 1:20:31. 1:20:31 sino a questo momento della gara è secondo noi il miglior tempo ignorato. Chiudiamo la prova per le altre tre finali che appena ultimato questo. Partita anche sulla numero 4, sono sul percorso di gara, dobbiamo fare. Dovrei, sì. C'è bisogno? Partita la quarta finale. Aspetta un secondo. La manda Umbertina? Aspetta un secondo, Guardo, vediamo la presenza di atleti che riprendono parte, si tratta di persona di volta. Una strada è la regina di vita, costruire la maglia, prevenzione di sinistra, tutti assi, la parente di sinistra, è una maglia, è stata una maggiore, la costruire la maglia, la vittoria, la brutta, la maglia, la maglia. Che si sta leggermente allungando sul percorso in prossimità dell'ultimo giro, campagna per tutti i numeri, però questo è lungo, è la sandaia della polispettiva di Bianca. Questo lungo questo scatto per rientrare in gara. Credo che stanno avviando su un calcio al decennamento la testa della gara che stanno come le ultime fasi ed il tempo di riferimento per questa terza finale è di 1:18 e prende via la prova anche per la quinta finale, non sarà saperti da piccolamente nell'attimo, Iodice, Santin Barton, la bella Sardino e Mia Lopez, queste le atlete e le concorrenti che devono andare in questo momento a disputare questa prova, combattendo con le loro avversarie, combattendo soprattutto con il tempo, perché con la forma 10. Alla fine il tempo che andrà a determinare i piazzamenti all'interno. Sì, ciao, l'ho mandato Umbertina la foto. Il tempo realizzato dopo aver disputato. Sì, c'è scritto password di fianco. E rientra per 45 presso il centro battere, che andrà al passaggio dell'ultimo giro a condurre il gruppo di concorrenti in questa fase della prova e la concorrente di Umbertina sull'ultimo giro. Perfetto, ciao. La guida della gara e il tempo per questa batteria di 1:19:0. Partita adesso la prova per la sesta l'ultima finale, gruppo super compatto e l'ultima termine. Correnti che stanno per coprire l'entrata a distanza prevista per questa loro gara in linea e coprono in questo istante la campagna e non li bianca a giocare nella parolata la loro gara che si viene a prendere questo gira tramite la pistola rispettivamente forza colori per l'avvertire della palla per il Berlusco e vediamo l'uscita in questo istante dalla curva anche per l'ultimo strappo, per l'ultimo sforzo finale e vediamo il tempo 1:12:77 1:12:77 è per noi un